Ciao a tutti, siamo un gruppo di motociclisti avventisti e un gruppo internazionale. Quest'anno, nel 2024, si è costituito anche in Italia e oggi vivremo un'avventura, andremo alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato l'avventismo italiano per i suoi 160 anni, dove c'è stata la sorella White, dove sono stati i pionieri della Chiesa mondiale e anche ovviamente italiana. E quindi faremo un viaggio lungo, sono 435 chilometri. Non mancate, seguiteci, venite con noi e fari sempre accesi. Ci stiamo dirigendo a Torre Pellice. Durante il percorso ci siamo fermati a metà strada per incontrarci con due coppie di motociclisti. Quindi il cammino è faticoso, però deve proseguire per arrivare fino alla meta. E camminando, insomma, con la moto, dopo chilometri, ci è venuta in mente la fatica che certamente noi stiamo vivendo, ma che ha vissuto anche, per esempio, la sorella White per raggiungere l'Europa. Pensate che quando lei cominciò a viaggiare, partì dalla California per arrivare a Liverpool, ci mise più di un mese. E quindi è il cammino della fede, il cammino anche dell'annuncio del Vangelo, e lo facciamo con coraggio, con voglia, così come lo fece anche la nostra sorella White e i pionieri della Chiesa. Dopo un lungo viaggio siamo arrivati a Torre Pellice, nelle Valli Valdesi, e oggi siamo con Ismaele Di Maggio. Ci ritroviamo qui dopo tanto tempo, è veramente, insomma, piacere vederti, conoscere la Chiesa. Tu sei membro attivo della Chiesa di Torre Pellice. Questa chiesa, in ultima analisi, è la chiesa probabilmente più antica d'Italia, no? Sì. Pare essere nata addirittura nel 1885. Sì, questa è la chiesa dei primati, perché come dicevi tu è una delle chiese più antiche, se non la più antica avventista in Italia. Quali sono, diciamo, le caratteristiche di questa chiesa? Ci è venuta a trovare Ellen White per 3 volte in 2 anni, Tchaikovsky ha fatto i primi battesimi, la prima avventista europea è proprio di qua, è Caterina Revel, che tra l'altro era la nonna di Alfred Vaucher, e quindi questa è la storia passata. Poi io a memoria, esatto, più recente, diciamo così, ti posso parlare dagli anni 60 del secolo scorso, no? Mio papà ha lasciato la Sicilia per lavoro, quindi ha lavorato prima in Val d'Aosta e poi in Piemonte, dove si è collocato, a Pinerolo. E diciamo che la mia famiglia, che è la famiglia Di Maggio, ha rappresentato un po' il cuore pulsante di una comunità, diciamo, come ti ripeto, molto longeva. E quindi quali sono i miei ricordi da piccolino, i miei ricordi più lieti? Era quello di andare con mio papà prima dell'inizio della chiesa, andare a fare, diciamo, il giro degli anziani che non potevano venirci, o nelle loro case private oppure nelle case di riposo. E quindi mi ricordo che qualcuno di loro magari mi dava la caramella, il cioccolatino, io ero contento appunto di accompagnare mio papà in questi giri. Che emozioni suscita, se suscita, insomma, il fatto di essere parte di una chiesa così antica, quando vedi, insomma, queste scritte, i primi battesimi che sono stati fatti proprio qui a Torre Pellice? Sicuramente è una grande emozione, poi ovviamente come tutte le cose ti ci abitui, però se mai tu dovessi scordarti di che chiesa fai parte, sono tutti gli stranieri visitatori che te lo ricordano, appunto, perché questa, come altre religioni, hanno i loro punti focali, no? Le loro località focali. Noi avventisti, fra le località, diciamo, più importanti, c'è anche Torre Pellice, cioè le Valli Valdesi, no? Che noi vediamo attorno a noi, che sono molto belle. Appunto, c'è una scritta, una targa in ricordo che non sono stati battezzati i primi avventisti italiani, i primi avventisti d'Europa. Infatti Caterina Ravel, di cui parlavo prima, è considerata la prima avventista, la prima donna avventista in Europa. Abbiamo tanti primati, insomma. Ismaele, ma siamo anche in un territorio che ha visto nascere il protestantesimo. La nostra chiesa certamente compie 160 anni, invece la chiesa valdese compie 850 anni, e questo, diciamo, è il cuore pulsante della chiesa valdese. Cosa ci puoi dire di questo territorio, appunto, sotto questo punto di vista? È un territorio che offre tantissime cose. Ad esempio, se tu ti ricordi, quando si parla di centenari, solitamente si fa riferimento alla Sardegna, no? Questo è un posto dove le persone vivono tanto e a lungo, perché dal punto di vista dell'aria, della natura, del cibo, diciamo, tutto è abbastanza salutare. Vicino a noi, vicino a Torre Pellice, c'è Luserna San Giovanni, che è il comune dove ha vissuto per un periodo, dove ha predicato anche Ellen White e anche Tchaikovsky.
E poi queste zone, non solo Torre Pellice, ma anche tutte le zone di cultura valdese, ti posso dire San Germano, come la stessa Luserna San Giovanni, hanno questa caratteristica che, avendo, diciamo, abitanti proprio di religione, di estrazione valdese, le varie insegne indicano due luoghi di culto, quindi luogo di culto cattolico e poi anche quello valdese, che è un unicum se tu ci pensi, non è che in tutta Italia succede questo. Quindi questo vuol dire che c'è una grande componente, una grande impronta valdese, ancora rimane questo dato molto importante, molto interessante. La Chiesa Adventista ha questo grande pregio. Ovunque un membro vada, viene sempre accolto come un fratello o una sorella nelle altre comunità avventiste. E questo ci fa essere una grande famiglia mondiale e quindi questo è veramente bello. Grazie. Siamo precisamente alla stazione di Torre Pellice e dovete sapere che tutto è nato qui. Che cosa? La storia della Chiesa Adventista, perché Tchaikovsky e soprattutto la sorella White nel 1835 sbarcò qui a Torre Pellice e dobbiamo pensare che la stazione era una grande possibilità di sviluppo economico per questo territorio, ma soprattutto è stata una grande possibilità di crescita per la Chiesa Adventista, perché attraverso la stazione, una cosa molto semplice, ha dato la possibilità all'avventismo di ricevere tante persone che venivano da tante parti del mondo e dell'Europa. E quindi tra il 26 novembre e il 18 dicembre del 1885 la sorella White metteva piede proprio qui a Torre Pellice attraverso questa stazione. Siamo sull'Angrogna, questo fiume è importantissimo perché moltissimi membri della nostra chiesa, ma non solo, anche di altre comunità come quelle battiste per esempio, sono venuti qui a battezzarsi perché appunto rappresenta un po' il simbolo della conversione e quindi questo fiume è stato visitato senza dubbio anche dalla sorella White, la cita nei suoi scritti, diciamo, questo territorio. E dice così: nel 1886, nell'aprile, durante la sua salita su queste montagne, questo è lo scenario più sorprendente che abbiamo mai visto. Assomiglia molto al Colorado, quindi fa anche un'associazione, nelle sue montagne rocciose, selvagge, nei precipizi, nelle gole, nei burroni profondi, nelle valli molto strette. Queste montagne di così grande altezza sono coltivate fino alla vetta. E noi siamo qui oggi a percorrere questa stessa strada che ha percorso la sorella White, e questo è bellissimo perché appunto ci ricorda che la nascita dell'avventismo riguarda in prima persona anche il territorio italiano. Siamo in un'altra tappa della nostra gita e siamo precisamente a Luserna San Giovanni. Questo luogo è molto importante perché qui hanno vissuto Caterina Revelle, la prima avventista italiana, e poi anche Tchaikovsky, il primo missionario. Dovete pensare che tra il 1870 e il 1876 Caterina Revelle, che era qui residente, è stata l'unica avventista in Italia. E quindi altra tappa, altro luogo molto importante della nostra esperienza di gita tutti assieme come motociclisti avventisti. È stata veramente un'esperienza unica percorrere questi posti dove sorella White è stata, dove ha camminato, essere sui stessi posti, gli stessi luoghi, e anche esperienze che ha avuto lei con, come diceva nei suoi scritti, dove c'era fango, dove c'era pioggia, che il terreno era difficile da camminare. Ecco, io mi sono ricordato che quasi tutti i viaggi che abbiamo fatto con le moto, con AMM, era sempre acqua, c'erano sempre qualche problema e uno si chiedeva perché. Poi adesso capisci che è stato sempre così, c'è qualcuno che vuole impedire i nostri viaggi e noi comunque dobbiamo avere la forza e fede di continuare. Per questo per me è stato un incoraggiamento questo viaggio.
È veramente un piacere poter partecipare a questo viaggio, a questa avventura quasi, alla riscoperta delle radici della Chiesa Avventista in Italia. Poterlo fare assieme a degli amici che hanno la stessa passione, poterlo fare in moto, viaggiare attraverso le stesse strade, riscoprire nei luoghi ciò che è successo, è una cosa che sicuramente ci incoraggia a livello di comunità, di gruppo, e appunto crea comunità, che è quello spirito che serve poi per sentirsi parte della Chiesa. Con le nostre moto da Luserna San Giovanni siamo arrivati a San Germano Chisone, 19 chilometri, ci abbiamo messo grosso modo 20 minuti, però dovete sapere che la sorella White nel 1885, quando venne qui, ci mise un sacco di tempo, arrivò da Torre Pellice a Pinerolo col treno, poi prese il Calesse e poi l'ultimo tratto lo fece addirittura nel fango. Lei dice: gli Alpi sembravano ergersi in grandezza e toccare il cielo. Questo è situato in una valle simile a un bacino, mentre le montagne si ergono da ogni lato, alte fino al cielo. Camminammo nel fango fino alla riunione e la sala era affollata e molti se ne andarono perché non riuscirono a trovare posto. Quindi la sorella White arrivò qui in una sera piovosa, fangosa, per predicare il Vangelo. E quindi questo luogo così impersonale, forse oggi per noi, invece per la sorella White era un luogo invece familiare, aveva piacere di venire qui per annunciare appunto poi a una cinquantina di persone il Vangelo di Gesù. Una donna avanti nell'età, aveva 58 anni, però avanti nel pensiero, che riusciva a parlare agli uomini e alle donne del suo tempo con dovizia, intelligenza e soprattutto dando loro la possibilità di vedere il mondo da un'altra prospettiva, la prospettiva di Gesù. Sentendo di questa associazione AMM Italia, mio marito voleva partecipare, allora io ho deciso di sostenerlo in questo. Essendo stata quest'anno al primo raduno dei motociclisti in Romania, ho sentito tutte le esperienze, tutte le cose molto belle che fanno in Romania, in Serbia, in Brasile, e quindi ho pensato perché no anche qui in Italia. Quindi mi piacerebbe tanto che questa cosa della missione potesse prendere, diciamo, volo anche qui, anche in moto. Da San Germano Chisone siamo tornati a Torre Pellice, altri appunto 25 minuti di strada, e siamo arrivati nel cuore pulsante della Chiesa Valdese. Alle mie spalle potrete vedere appunto la Chiesa Valdese, che è stata costituita a metà dell'Ottocento. Molto probabilmente la sorella White è stata qui, e quindi ecco perché vogliamo concludere il nostro percorso qui. È una chiesa dove ogni anno si apre il Sinodo Valdese, e quindi volevamo chiudere rendendo onore alla Chiesa Valdese, e vogliamo ringraziarla perché comunque ha aperto la strada al protestantesimo qui in Italia, e quindi dobbiamo rendere omaggio a loro. E la sorella White aveva voglia e desiderio di conoscere il protestantesimo nascente europeo venendo proprio qui nelle Valli Valdesi. Questa missione di AMM, la prima in maniera ufficiale, è stata veramente particolare, sono molto contento di aver partecipato, abbiamo condiviso tanta strada ma anche emozioni con il pastore Nino Plano, che ci ha dato dei cenni storici molto interessanti. Vedere anche il Tempio Valdese qui è stato molto interessante da un punto di vista storico, e questo è stato davvero molto formativo per tutti noi, perché viaggiare insieme vuol dire anche appunto crescere insieme, e queste sono quel tipo di esperienze che arricchiscono tutti noi. Il nostro percorso si chiude, vi ringraziamo per averci seguito e spero vi possa essere piaciuto. A presto. Thank you.
Thank you.